Buongiorno, questa mattina faccio colazione con i miei cereali integrali e un po' di yogurt e caffè macchiato. Se poi ho fame, ho ovviamente la mia frutta a base di banana, me ne mangio mezza perché se no non è troppa, perché visto che mi mangio i cereali con lo yogurt e bagnati con il latte di soia. E poi ho dell'uva, del kiwi e delle mele. Queste qui sono da far cotte, poi sotto c'ho qualche mela ambrosia, cioè ce l'ho mezza qui, quindi ovviamente la frutta non mi manca. E ovviamente io preferisco prendere poca frutta alla volta perché tende ovviamente a maturarsi in fretta. Questo kiwi ad esempio è morbido al punto giusto, vedete, non deve essere morbido morbido, perché poi quando uno le mette insieme alle mele ovviamente tendono a maturarsi. Il primo segreto è mettere le mele e le pere insieme alle mele per farle maturare presto. Anche se ho quasi finito, ci tengo a dirvi che ci ho messo dei fiocchi d'avena, un po' di farro integrale ovviamente, qualche uvetta, dei pezzi di mela, e poi ci ho messo anche come frutta secca delle mandorle. Poi ovviamente ci ho aggiunto un po' di yogurt al cocco e sì, a me piace ed è molto buono. Poi ovviamente sono già piena, quindi le banane ovviamente che sono lì le leverò perché le metto in frigo, magari le mangerò più tardi se mi viene una fame. Hanno la buccia un po' matura, le metto in frigorifero, magari le tiro fuori fra un'ora perché ancora, cioè ora sono belle sazia. Lo mettiamo qui. Questo, vi faccio vedere, questo è quello della Sun, che non l'ho trovato l'altra volta. E oggi ho praticamente, faccio vedere, aperto questo qui della Skill, che è buono. Vi faccio vedere meglio questo qui. E dopo aver fatto colazione, cosa devo fare? Indovinate, 3, 2, 1, ta-ta! Liberare le stoviglie, cioè ho la lavastoviglie. Così mi tolgo il pensiero e poi vado a fare tutte le altre cose. Ovviamente ogni posata al suo posto. Aspettate, la mano sola faccio male. E le metto tutti qua, i coltelli. Qui le forchette e qui i cucchiai. Qui i cucchiai medi e le forchettine. E qui ci vanno tutti i cucchiaini. Ovviamente qui tutti i tappi delle bottiglie. Poi questo ovviamente è lo sbuccia carota, che lo uso anche per tagliare le carote nell'insalata. La stoviglie tutta sfatta e finalmente si può chiudere. Sono iper contenta che ho sistemato tutto. Adesso mi preparo un buon tè, classico tè, con l'arancia spremuta, perché a me piace tantissimo e ci vogliono sempre ovviamente dei liquidi. Non ho bevuto niente stamattina al risveglio, quindi la prima cosa ovviamente che devo fare prima di andare di là è di bermi qualcosa, perché io di solito bevo sempre l'acqua appena sveglia, ma stamani non ho bevuto niente. Adesso porto la tazza nel microonde, così almeno lo riscaldo subito qua, e poi ci metto la bustina e poi intanto nel frattempo ci spremo l'arancio. Io vado sui 2 minuti di tempo, 2 minuti, una cosa così, ecco, perché per la velocità no, forse ho, va bene, e deve essere potenza massima. Ok, perfetto. Adesso arancio da spremere questo. Allora, mi sono accorta che la bustina è aperta, vabbè, capita, mi si è aperta, quindi prendo l'acqua calda, faccio vedere il segreto per non rovinare tutto il tè. Ci mettete un po' di acqua calda,
Quanto basta, ci mettete la bustina dentro, la tenete qui dentro per qualche minuto e poi dopo niente, lo filtrate con un colino. Semplice, no? Adesso vi faccio vedere. Forse non è rimasto, non è accaduto niente, però mi sembrava forse a me, era un po' aperta in effetti. Non è successo niente, però sì, qualche cosa c'era, ma niente di che. Cioè, non vedete, aspettate, eh. Ne sono rimasti veramente pochi, guardate. E adesso, oltre a bere un po' di liquidi che fanno bene, facciamoci anche un po' di pieno di vitamina C, che è importante contro tutte le influenze e per rinforzare il nostro sistema immunitario. Allora, situazione in camera è la medesima. Stamani mattina, se forse qualcosa è migliorato, non lo so, perché qui ho liberato delle cose estive, primaverili che non mi servono. Devo svuotare questo sacco, però non so se lo svuotarlo o meno. Bisogna vedere cosa c'è al loro interno. Questo ovviamente è il solito piumino, però me lo metto uno più leggero perché fa caldo, non fa proprio freddo freddo. Quelle canotterine le tengo perché quando non fa tanto freddo li metto sotto ai golf, devo vedere un attimo, quando, insomma, al momento quando mi devo vestire. Adesso devo andare all'assistenza appunto Sony per portare la telecamera per rifare l'ulteriore verifica del cavo e poi ordino il cavo. Così in settimana prossima finalmente posso utilizzare la telecamera. Quindi adesso andiamo, cioè vado direttamente dove devo andare, al solito punto dell'altra volta. Finisco di sistemarmi e poi esco. Allora, la prima cosa che faccio è di fermarmi all'assistenza per la telecamera. Seconda tappa Conad, che mi devo prendere le gallette, quelle ai cereali integrali, grano saraceno, farro, se riesco a trovare anche lo yogurt vegetale all'avena oppure alla soia oppure al cocco. E poi mi fermo un attimo da Tegenis perché sono gli ultimi giorni del mercato. Ora, tornata 4 minuti fa, ora vi racconto tutto perché con il vento, il traffico era impossibile ovviamente potervi raccontare, aggiornare tutto. La felpina l'ho presa perché ora da qui a gennaio non è che faccia così tanto freddo, c'ho la felpina leggera, però sotto c'ho una maglia a maniche lunghe comprata sempre tutte e due da Tezenis, questa qui l'ho presa in un altro negozio, e sicché se mi metto quando farà un po' più freddo, mi metto queste felpine così verdi. C'erano anche quelle Black Friday scontate del 20%, costano, fate conto, da arrotondiamo a 23, fate voi 22,89, 99, vabbè, insomma 23, dai, arrotondiamo. C'erano anche su celestino e grigio, però in realtà non mi dispiacciono tutte e due. Allora, io ora penso se pigliarla grigio o azzurrina, perché da così almeno quando voglio cambiare un po'. Poi al limite, quando finirà il Black Friday, se quando la vorrò prendere anche dopo, anche se spendo 4 ore in più, che se ne frega. Sto facendo un passo indietro perché ero andata prima all'assistenza per la videocamera, poi è andata da Conad, poi ovviamente sono andata a Tezenis. Vi sto dicendo un po' all'incontrario. Adesso vi faccio vedere come ho risolto per la telecamera, se riesco a risolverlo, forse sì, perché l'importante è che la presa, quando va alla corrente, vi vada a caricare ovviamente la batteria. Quindi non c'è stato nemmeno il problema di andare a ordinare il cavo. Adesso vi faccio vedere tutto com'è tutto. E ho messo direttamente con la spina senza utilizzare il cavo, perché ovviamente se no sarebbe stato un problema. E l'ho messa così, vi faccio vedere, guardate.
L'ho messa così. Adesso vi faccio vedere il cavo. Adesso vi faccio vedere la più lunga. La più lunga è questa, vedete? Ta-ta! È così lunga. Allora, in realtà devo inserire questa parte qui qua, ok, non so se vi torna, e questa parte qua all'interno, come si chiama? Spina. Ora mi viene il termine, ditemelo voi, no? In realtà, se tutto va bene così, io neanche mi devo preoccupare di comprare un cavo lungo, cioè in realtà quanto costa? 23-24 euro. Mi compro direttamente una prolunga che tanto mi fa sempre comodo, una prolunga tipo così. Quindi adesso verifichiamo se, non so se vedete, se questo si carica al muro, così tanto non scappa. Anzi, ci metto un cuscino sopra così e adesso andiamo a mangiare. Tra 2 ore vedo se è caricata, così oggi faccio l'altro video che devo fare con la telecamera, altrimenti registro con il cellulare. E vuol dire domani mattina ritorno, diciamo, dove sono tornata stamani mattina. Tanto ormai sono abituata, invece di andare a comprare dall'altra parte, vado lì, va bene così. E tanto mi vado a preparare il pranzo. Tiriamo sulla persiana. Allora, qualcuno potrebbe dire, se tu mi togli il 20% su 23 euro, sono più di 4 euro, è vero. Non so perché ho calcolato 4 euro, cioè, sono, in realtà è vero, cioè, spendo tipo 18 euro e qualcosa, quindi poco più di 4 euro. Vabbè, ma comunque è sempre un risparmio. Ora, vabbè, l'ho presa perché sono comode. Detto questo, sono andata a Conad, sono andata. Però non ho trovato lo yogurt, cercavo lo yogurt vegetale, no? Perché in questi giorni si era a cocco, ma c'era comunque, era un latticino. Quindi cerco di alternare. E ho preso, non c'era quella cocco che cercavo, c'era questo qui, Bifidus, questo qui alla soia, un vasetto da 400 grammi, 2 euro, sì, e 25. Ho preso 3 gallette invece che due, perché io al posto del pane l'ho presa una al farro e due a grano saraceno. Ora io devo finire queste qui, però, perché almeno la galletta me la mangio, non la trovo più, come l'ho messa, mannaggia, sempre a grano saraceno, no, era a farro, e niente, ora le metto di là. Sapete che cosa c'è? Cioè, mi è pagato su, allora, 3 gallette, 5,35 euro, quindi fate voi. Mi è successa una cosa pazzesca. Allora, io sono andata, no? Dove devo portare la telecamera, sono andata lì all'assistente, diciamo, c'è anche il centro telefonia, insomma, no? Appoggio la borsa e tiro fuori la telecamera, c'è questa busta di Tedenis, ho detto, ma la tiro fuori, ci metto l'acqua, così se voglio bere bevo. Non sto neanche a aprire la borsa tutte le volte, anche perché mi interessava la borsa, di la verità. Ma parte tranquilla come zona, non è che ci sia, insomma, gente pericolosa, no? Basta stare attenti. Allora, io penso che vado al Conad, allora io ero tipo in Via Scironi, fate conto, no? Via Scironi. Via Scironi è un po' vicina a Via Circondaria. Quando arrivo in Via Circondaria, per prendere queste gallette, a un certo punto poi vado a pagare e devo infilare le gallette dentro, diciamo, la borsa. Scusate per la luce, queste gallette dentro la busta. Niente, guarda, cioè veramente sono rimasta veramente no, la busta di Dennis tutta bagnata. Ma com'è possibile, no? Cioè, sì. Me le cuocio qui o me le cuocio una quella più piccola? Quindi io, raga, cioè, non posso dire, oh, ho fatto bene. Ah, perché poi avevo la telecamera dentro, non avevo la telecamera, avevo, vabbè, cellulare, era dentro la frusta. Però io, questa bottiglia che ho, quella della San Benedetto, queste bevande gassate, no? Io non le porto più. Solamente quella nera, sì, perché quella nera
Si chiude bene, aspettate, vi rapisco, ma voi vedete un po' così, ma raga, io non riesco a stare a buio, così mi vedete bene, adesso c'è parecchio sole, lui ha detto no vabbè, a parte va ad asciugare la busta è meno, ma in realtà io avevo preso, vi giuro, la busta per metterci anche la felpina dentro, però le gallette in realtà danno tanto volume, perché io mi sono resa conto che se non mangio glutine sto veramente meglio. Allora, io oggi mangio una passata di verdure, visto che comunque le passate di verdure fanno bene, e poi mi mangio questi, oh Madonna, questi filetti, guardate, di pesce, riuscite a vedere? Ma, cioè, questo rattetto lo bagno per terra e adesso devo ripulire tutto, porca miseria, mannaggia. Aspettate, e quindi niente, ora metto ad asciugare, poi ho dovuto mettere la felpa nella borsa, perché ovviamente la mettevo, non volevo mettermi gli altri busti. Poi dopo faccio vedere, c'ho uno scappato nell'armadio, ok, che ci sono delle cose che magari adesso non mi metto, tipo giacche leggere. Le levo e ci metto le felpine, perché cioè i maglioni proprio quando fa freddo, tipo 3, 4, 5 gradi, quando sono quelle giornate dove tira parecchio vento, altrimenti non importa, secondo me, nemmeno mettersi troppo pesante, sennò si suda ed è peggio. Adesso qui c'ho da riscaldarmi con la minestra, vabbè, tanto me li faccio cuocere così con... Guardate, vi faccio vedere. Guardate. Guardate, ma no, vi faccio vedere la bottiglia, cioè non utilizzatela perché in un certo tempo non si chiude proprio. E questa qui era piena, ma piena, giuro. Mi si è tutta svuotata. Mannaggia. Allora, mentre mi sto mangiando 4 mandorle. Vi faccio vedere in un baro, non so quelle mandorle. Vi faccio vedere lo yogurt alla soia, le gallette, grano saraceno, che qui non c'è glutine. E questo vabbè, ogni tanto ci sta a farlo, che sono le medesime queste qui. Io queste me le mangio anche a colazione la mattina, come uno spuntino così, con un po' di marmellato oppure burro d'arachidi. Oppure così vuote, e queste sono proprio buone, mi piacciono sia a pranzo, colazione e merenda. Questo lo mettiamo a posto. Adesso ci mettiamo un po' di sale quanto basta, e poi dopo ci metto un po' di vino e del pomodoro. Ho fatto un mini danno, ho mandato un po' del vino giù, ho tagliato il pezzo, vabbè. Adesso ci metto un po' di pomodoro, ma non c'è stato niente, mi è caduto poco. Un po' di pomodoro. E quasi ci metterò anche 2 capperi, perché no? Per primo, guardate la mia passata di verdure che non mi faccio mancare mai durante la settimana. In realtà, io volevo i funghi, volevo farmi i funghi trifolati perché li stradoro e niente, poi li andò a comprare. Oggi ero troppo di corsa e non ce la facevo. Non, cioè, in realtà non ce l'avrei fatta neanche a cucinarli perché sono oltre le 1:30. Sono tornata a casa super tardi all'1:30 e fra 5 minuti mangio, che sono ovviamente le 2. Questo lo riscaldo nel forno a microonde per 2 minuti circa. Volete vedere il mio pesce? Vi faccio vedere il mio pesce. Guardate, ci ho messo 2 capperini e anche qualche oliva. Ecco la mia passata con un po' di parmigiano, perché no? C'è un po' di parmigiano, ogni tanto si può prendere un filino d'olio e poi magari ci metto dentro un po'. Questo, la galletta al farro,
guardate, la metto così, la sbriciolo. Ah, tanto è una sola, una ha solo 23 calorie e ha da percentuali di grassi, di zuccheri molto bassa. Allora vi faccio vedere se non ci credete. 31 calorie, 31, aspettate perché devo inquadrare bene con l'obiettivo, abbiate pazienza, ma avete ragione. Allora, guardate se non baro, 31 calorie, poi ha praticamente per a galletta 0,1 grammi di zuccheri e invece di carboidrati 6,0. Guardate se non baro, quindi sono indicate per tutti. E ovviamente da questa cucina super pulita vi saluto, anche perché ormai siamo stati quasi tutta la mattinata insieme, non tutta per intero, ma diciamo avete visto tutte le cose che ho fatto da quando mi sono alzata adesso, che sono tipo 10 alle 15, quindi adesso ufficialmente terminiamo il video, anche perché il vlog, il video era inerente a questa mattinata super intensa, che ho fatto tante cose, mi ha veramente fatto perdere tempo questa cosa della telecamera, però dai, tutto sommato sono contenta così, almeno ho approfittato per comprarmi le gallette senza glutine, per prendermi anche lo yogurt vegetale e adesso, visto che siamo nel pomeriggio, ci salutiamo così posso registrare un altro video e noi come sempre ci vediamo alla prossima, ciao!